Le bellezze del territorio del Gall Ernici Simbruini. Una catena montuosa che rappresenta il confine naturale tra il Lazio e l'Abruzzo. È questo il territorio di competenza del Gall Ernici Simbruini. 13 comuni della provincia di Frosinone che racchiudono un patrimonio di bellezze artistiche, storiche e naturali. Acuto, Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Piglio, Serrone, Torre Caietani, Trevi nel Lazio, Trivigliano e Vico nel Lazio. Centri con ricchezze e peculiarità che li rendono unici. Il Gall Ernici Simbruini è un'associazione senza scopo di lucro tra partner pubblici e privati, nata nel dicembre del 2002 grazie al programma di iniziativa comunitaria Leader Plus. Ad oggi è impegnato nell'attuazione del piano di sviluppo locale nell'ambito del PSR 2014-2020, misura 19. La compagine sociale attualmente è composta da 49 soci, rappresentativi delle amministrazioni locali, delle imprese, del sistema creditizio, delle associazioni culturali e delle categorie produttive professionali. Tanti gli obiettivi che guidano le scelte del Gall. Primo fra tutti, quello di rafforzare l'economia locale nei diversi settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e del commercio, nonché quello di aumentare i servizi alla persona e di valorizzare i comuni che ne fanno parte attraverso la realizzazione di tanti itinerari naturalistici, archeologici, enogastronomici, culturali e religiosi. Il territorio del Gall si caratterizza anche per essere attraversato dal percorso religioso di San Benedetto. Il nostro viaggio inizia ad Alatri, per poi toccare i piccoli borghi di Fumone, Collepardo, Vico nel Lazio, Guarcino, Trivigliano, Torre Caietani e la città termale di Fiuggi, per poi raggiungere la strada del Cesanese, quindi Acuto, Piglio, Serrone e terminare il viaggio nell'alta valle dell'Aniene, visitando Trevi nel Lazio e passando per il comune più alto del Lazio, Filettino. Alatri, posta nella zona nord della Ciociaria, su una collina alle pendici dei Monti Ernici, Alatri si presenta come una delle città d'arte più belle e nobili del Lazio meridionale. È universalmente conosciuta come la città dei ciclopi, per l'eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di architettura antica in Italia, l'Acropoli, vero simbolo delle città megalitiche laziali, a cui da sempre sono legati misteri e leggende. In epoca preromana, all'Etrium, fu potente roccaforte degli Ernici, l'antico popolo che dominava gli omonimi monti ed esercitò una notevole influenza sui territori circostanti. Un'antica leggenda romana vuole che fosse una delle città ciclopiche, tutte inizianti per A, Arpino, Arce, Anagni, Atina e appunto Alatri, fondate nel XIII secolo a.C. dal mitico popolo dei Pelasgi, diretti discendenti del dio Saturno. Non si può rimanere indifferenti davanti alla maestosità delle mura colossali in cui ogni pietra è un vero macigno di forma irregolare. L'architrave della scenografica Porta Maggiore, che apre a sud l'Acropoli, è costituito da un unico enorme masso calcareo di diverse tonnellate. L'Acropoli, con la concattedrale di San Paolo, che custodisce le reliquie del patrono San Sisto, la particola del miracolo eucaristico dell'ostia incarnata, l'attuale centro storico di Alatri, contenuto nella cinta delle mura megalitiche, ha le classiche strutture urbane del Medioevo, ma la sua fondazione risale ai tempi antichi. Tanti i monumenti di interesse: il palazzo del cardinale Gottifredo, oggi sede del Museo Civico Archeologico, la chiesa di Santa Maria Maggiore, gioiello d'arte romanico-gotica, l'omonima scenografica Piazza Antistante, la Fontana Pia e il Palazzo Conti Gentili. Pertanto, Alatri è indubbiamente uno dei borghi più ricchi di storia e di fascino del Lazio e della Ciociaria, e una visita accurata alle sue meraviglie è sicuramente consigliabile. Fumone, Olimpo di Ciociaria. Così, nella prima metà del Novecento, Curzio Malaparte definì il borgo di Fumone,
che si erge tra i monti Ernici e quelli Lepini, arroccato a 783 metri sul livello del mare. Le origini di Fumone sono antiche e affondano le radici nella leggenda. Si è creduto a lungo che fosse il favoloso rifugio di Tarquinio il Superbo in fuga da Roma, mentre più probabilmente fu di certo sfruttata dagli Ernici prima e dai Romani poi. Il nome stesso, Fumone, deriva da una pratica militare che si utilizzava durante il Medioevo. Nel momento in cui si avvicinava un pericolo alla rocca, veniva fatta innalzare una colonna di fumo dalla torre di avvistamento. L'ingresso principale dell'incantato borgo è rappresentato dalla porta romana, mentre la porta napoletana rappresentava una uscita di sicurezza. Fumone è famosa per il suo castello Longhi de Paulis. Da presidio militare a prigione pontificia, il castello venne infine acquistato dalla famiglia Longhi, ai cui discendenti tuttora appartiene. Lo storico edificio è aperto al pubblico e visitabile. Il percorso di visita si sviluppa attraverso le sale del piano nobile. Il santuario di Papa Celestino V, la galleria d'arte contemporanea e i giardini pensili, da cui si gode un panorama mozzafiato. Gli edifici religiosi di principale interesse sono la chiesa collegiata della Santissima Maria Annunziata, che risale al XIV secolo, e la chiesa di San Guagerico, della prima metà del XIV secolo. Nel comprensorio di Fumone si trova uno dei bacini carsici più estesi del Lazio, il lago di Canterno, compreso fra i territori dei comuni di Ferentino, Fiuggi, Fumone e Trivigliano. Ha una estensione di oltre un chilometro quadrato, un perimetro di 5 chilometri e una profondità variabile tra i 15 e i 25 metri circa. Il lago, pur essendo un bacino trasformato per scopi idroelettrici, è diventato parte integrante della riserva naturale regionale a tutela di un'area paesaggisticamente rilevante, ricca di flora e fauna. Si possono ammirare anche uccelli tipici di zone umide, come l'airone cinerino, la gallinella d'acqua, l'airone rosso. Collepardo. Tanti piccoli vicoli che si intrecciano e si aprono in piccole piazze, creando un borgo medievale che incanta. È nel cuore dei Monti Ernici che sorge Collepardo, piccolo borgo caratterizzato da un territorio carsico di grande interesse naturalistico. È conosciuto come il paese delle erbe. Sono molto famose le grotte che portano il nome della cittadina e che sono dette anche dei bambocci, a causa delle forme cui danno vita le stalattiti e le stalagmiti, che spesso richiamano l'aspetto di figure umane. Tali grotte sono state visitate anche dalla regina Margherita nel 1904, tanto da essere conosciute anche con il nome di Grotte Regina Margherita. Famoso il Pozzo d'Antullo, una cavità carsica generata dalle acque e dal crollo della volta. Il pozzo ha una profondità media di 60 metri e ha una circonferenza di 360 metri. Intorno a tale voragine si raccontano tante leggende popolari. Nel fondo del pozzo, coperto da vegetazione, sono presenti delle curiose stalattiti ricurve, definite a zanna di elefante e generate probabilmente da correnti d'aria provenienti dai cunicoli laterali. Ricchezze non solo naturali, ma anche architettoniche. Sul territorio di Collepardo sorge uno dei monasteri più famosi del centro Italia, la Certosa di Trisulti, edificata nel 1204 per volere di Papa Innocenzo III. È monumento nazionale dal 1873. Fu gestita dai Certosini di San Brunone o San Bruno, sostituiti nel 1947 dai Cistercensi. La Certosa è immersa tra boschi di querce e gode di un panorama spettacolare. Magnifici i suoi giardini all'italiana, con siepi scolpite al labirinto. A soli 2 chilometri dalla Certosa, attraverso un suggestivo percorso tra i boschi, si giunge al santuario della Madonna delle Cese, piccolo eremo situato in una incantevole grotta, dimora in passato di asceti ed eremiti.
Ogni anno, nel piccolo centro, si tiene la tradizionale sagra delle fettuccine e si organizza un corso di erboristeria e botanica pratica che introduce al ricco mondo delle piante officinali. Si rinnova quindi l'antica tradizione locale che da secoli va alla ricerca delle preziose erbe dei Monti Ernici, presenti anche nell'ecomuseo Orto del Centauro, situato nel Palazzo Comunale La Rocca e nel giardino botanico Orto Silvatico. Da ammirare la chiesa del Santissimo Salvatore, costruita a metà del XV secolo, anche se il suo nome appare già in un documento datato 1252. È all'interno di questa chiesa che viene custodito il busto in argento del Santissimo Salvatore, patrono di Collepardo. Infine, dall'anno 2019, la cittadina è stata dichiarata ecomuseo da un'apposita legge regionale. È stata inoltre insignita della bandiera arancione del Touring Club Italiano dal 2003. Vico nel Lazio. È un paese medievale, sito ai piedi dei Monti Ernici, a nord della Ciociaria. La sua cinta muraria e le 25 torri merlate lo rendono un raro esempio di borgo fortificato, con tre porte di accesso, porta a monte, porta Guarcino e porta Torricelli. L'intero centro storico si caratterizza per l'intreccio di stradine, piccole abitazioni, piazze e chiese, che custodiscono numerose opere artistiche, come l'altare con mosaico cosmatesco nella collegiata di San Michele Arcangelo, la Madonna dei Sette Vestiti e numerosi affreschi del XIII-XIV secolo nella chiesa di Santa Maria con sottostante cripta, la Madonna Lignea con Bambino del XIII secolo presso la chiesa di San Martino. Numerose altre chiese punteggiano il territorio extraurbano, come la Madonna del Campo, sita alle pendici dei Monti Ernici, la Madonna della Concordia, Sant'Antonio, con la tradizionale caratteristica benedizione degli animali e la distribuzione delle pagnottelle durante i festeggiamenti in suo onore, San Giorgio, che è il patrono del paese. All'interno del centro storico troviamo il Palazzo del Governatore, già sede comunale, risalente al XII secolo. Ospita attualmente la Sala Consiliare ed il Museo alla Pace, con opere di artisti vari. Lungo le stradine interne si apprezzano numerosi portali di epoca e stili diversi, che danno al visitatore la sensazione di vivere ancora in un contesto di altri tempi. L'intero territorio collinare è ammantato da migliaia di ulivi. L'olio extravergine è sicuramente il prodotto d'eccellenza, vero vanto del paese, unitamente agli squisiti dolcetti e ai numerosi piatti tipici, fettuccine, gnocchi, polenta, sagna e fagioli. Ingrediente principale di tali prodotti è la farina di grano, ottenuta ancora oggi con lo sfregamento di antiche macine di pietra presso il locale mulino, unico nel suo genere, ancora presente nell'Alta Ciociaria. Olio, farina, dolcetti vari e prodotti della pastorizia sono acquistabili direttamente dai rispettivi produttori. Infine, la pista ciclopedonale e l'oasi degli Ernici offrono una salutare passeggiata a diretto contatto con una natura incontaminata, che ancora oggi ospita una varietà di fauna selvatica, come lupi, volpi, scoiattoli, caprioli, daini, cinghiali, nonché il rapace più celebre, l'aquila reale, che ancora nidifica sul Monte Rotonaria. Guarcino. Sorta intorno all'VIII secolo a.C., era l'antica Vercennum degli Ernici, strategicamente importante per il passaggio nella valle dell'Aniene e nota come località ricca di acque. Pittoresco centro dei Monti Ernici, è un ideale luogo di villeggiatura grazie anche all'accoglienza dei suoi abitanti e ad una squisita cucina. La cittadina, che conserva nel centro storico elementi architettonici e decorativi tipicamente medievali, è circondata da un territorio di notevole rilevanza turistica. Alle sue spalle si innalza il massiccio di Campocatino, che ospita una stazione sciistica tra le più frequentate nel Lazio, meta degli amanti dell'escursionismo.
Da tali vette si gode un bel panorama sia sul versante della regione Abruzzo, sia sul Basso Lazio, fino al Mar Tirreno. Nei pressi del centro abitato si trova la fonte di Filette, le cui acque curative sono molto apprezzate. Con i suoi 625 metri di altitudine, è un ottimo punto di partenza per ogni tipo di escursione. Guarcino, inoltre, è un centro rinomatissimo per la produzione di alta qualità di prodotti tipici, come il prosciutto e gli amaretti. L'isolamento e la bellezza selvaggia dei luoghi attrassero molti eremiti, tra questi San Benedetto, che nel suo viaggio da Subiaco a Monte Cassino passò proprio di qui. Un altro eremita, Sant'Agnello, venne a Guarcino e si ritirò per ben 7 anni in una grotta sui monti della cittadina, diventandone successivamente il patrono. L'eremo, visitabile, è meta di passeggiate e ritiri spirituali. Il monastero di San Luca, immerso nel verde della Val Cosa, è famoso per l'antica chiesa costruita all'epoca del passaggio di San Benedetto a Guarcino tra il 520 e il 528. La collegiata di San Nicola, recentemente ristrutturata, e la chiesa di San Michele Arcangelo sono inoltre due monumenti da non perdere. Trivigliano. Boschi di castagno e cerro fanno da cornice al borgo di Trivigliano, che sorge sui Monti Ernici. La città è nominata per la prima volta nel X secolo per una controversia con il vescovo di Alatri relativa ad alcuni possedimenti. Il nome potrebbe derivare dal latino tres vigilantes, con riferimento alle 3 torri della cinta muraria presenti anche nello stemma comunale. Feudo di Alatri, nel XIII secolo appartenne al cardinale Gottifredo, poi alla famiglia Caetani per volere di Bonifacio VIII. Successivamente divenne possedimento di Colonna, che la tennero fino al 1816. Passeggiare nel centro storico equivale a fare un salto indietro nel tempo. Gli stretti vicoli, gli archi, i portali ed un'architettura tipicamente medievale creano un'atmosfera suggestiva. Si possono ancora ammirare i resti della cinta muraria a cui appartiene il torrione circolare, unico rimasto di una serie che fungeva da posti di avvistamento. Tanti gli edifici da visitare. Nella chiesa di Santa Maria Assunta si può ammirare un affresco della Vergine risalente al 700. L'11 aprile del 2009, vigilia di Pasqua, a seguito del terremoto che ha colpito la popolazione abruzzese, la chiesa è stata chiusa per aver riportato delle visibili crepe. In paese c'è una profonda devozione per Santa Oliva, patrona della città. Nell'omonima chiesa è custodito un simulacro della santa. C'è poi la porta di Vicolo dello Spreco, l'eremo della Madonna delle Grazie, da cui si può apprezzare un paesaggio mozzafiato. Tra le bellezze naturali del territorio segnaliamo il lago di Canterno, che bagna diversi comuni. Torre Caietani. La prima pergamena in cui si menziona il Castrum Turris risale al 1180. Si suppone quindi che un processo di agglomerazione urbana fosse iniziato già prima del X secolo. Ma le origini di Torre Caietani sono avvolte nel mistero. Si può ipotizzare la sua nascita con il nome di Torre durante il periodo delle invasioni barbariche, quando c'era bisogno di punti di osservazione sul territorio. Il nome della città fu cambiato solo nel 1872 in Torre Caietani, dal nome della famiglia che nel 1296 ne ha fatto un castello. È ancora il cuore del centro, testimone del Medioevo e del periodo di massimo splendore di questo borgo, i cui vicoli e le cui antiche chiese conferiscono un'atmosfera di altri tempi. Torre Caietani si può considerare un museo all'aperto, con un ricco patrimonio artistico e culturale, specchio di una profonda devozione religiosa, terra di passaggio di San Benedetto, che si fermò qui durante il suo viaggio da Subiaco a Cassino. Una chiesa e un monastero furono costruiti in occasione della visita del santo e ne rimangono resti ancora visibili. Un legame con la fede, percepibile anche dalle chiesette, dalle cappelle e dalle tradizioni locali, che costituiscono il patrimonio della cittadina.
Ne sono un esempio l'imponente chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo e la chiesa della Santissima Trinità. Non solo storia, anche paesaggi meravigliosi e verde incontaminato che fanno di Torre Cajetani un luogo adatto anche agli amanti dello sport e della natura. Nella parte nuova del paese, per esempio, gli appassionati di pesca possono trascorrere ore piacevoli nel grazioso laghetto di Cerano o nella riserva naturale Lago di Canterno. Ottima location anche per gli amanti del bird watching. Tanti sentieri da scoprire, ma anche tante prelibatezze da gustare. Le sue campagne forniscono un olio di oliva di ottima qualità. Gustose carni locali e la tradizione casearia trova nella produzione di ottimi formaggi ovini il suo punto di forza. Fiuggi. Fiuggi, un nome che richiama indissolubilmente la sua acqua, le sue terme, ma anche le sue bellezze naturali. È una delle stazioni termali più importanti e antiche d'Europa, al centro di un territorio che vanta paesaggi mozzafiato, un notevole patrimonio storico ed artistico, una lunga serie di eccellenze enologiche e gastronomiche. Il nome della città è anche quello dell'acqua, che da secoli dà benefici alla salute degli italiani. Le terme hanno due sorgenti, la Fonte Bonifacio e la Fonte Anticolana. La prima immersa in un bosco di castagno, la seconda strutturata essenzialmente su giardini e passeggiate nella natura. L'acqua di Fiuggi è conosciuta nel mondo per le sue proprietà depurative e benefiche. Appartiene alla categoria delle acque oligominerali fredde che sgorgano a una temperatura alla sorgente di 12 gradi. Fiuggi, però, non è solo acqua e terme. Essa offre percorsi naturalistici, campi da golf, centri sportivi per rilassarsi e fare sport. Da ammirare il pittoresco borgo medievale della cittadina. Fiuggi è una meta molto frequentata, anche grazie alla vicinanza con la capitale, un luogo ideale per una vacanza di salute, con possibilità di svago, poiché la città ospita spesso manifestazioni di grande importanza. Con il nuovo centro congressi situato nel centro della città, una struttura che richiamerà persone da ogni parte d'Italia e non solo. Offre negozi, artigianato, ristoranti, tanti locali caratteristici. È la meta ideale anche per gli amanti delle due ruote che trovano un territorio a misura di ciclista e cicloturista, grazie ai meravigliosi paesaggi e a diversi itinerari da percorrere immersi nella natura incontaminata. Acuto. Il nome di Acuto deriva probabilmente dalla caratteristica forma della sua collina, a circa 750 metri sul livello del mare. È uno dei centri del Cesanese, dove si produce il famoso vino che gode del marchio d'origine controllata e garantita, DOCG. La leggenda dice che la cittadina fu fondata nel 450 d.C. dagli Anagnini, sfuggiti alle schiere di Genserico. Ritrovamenti archeologici hanno provato che il luogo è stato abitato anche in epoche anteriori. La sua nascita si può far risalire quindi all'epoca preromana. Feudo del vescovo di Anagni, tanto che ancora oggi viene definita Terra Acuti Dominus, ha basato a lungo la propria economia prevalentemente sull'attività pastorale ed agricola. Il castello medievale, che sorge al centro del paese, costituisce uno dei monumenti più importanti, mentre una particolare attenzione va ai numerosi ed eleganti portali che adornano il centro storico, tutto da ammirare. La chiesa di San Sebastiano, con pregevoli affreschi del 1500, e la chiesa di Santa Maria, con stucchi del 1800. Acuto è sede della casa madre delle suore adoratrici del Sangue di Cristo Congregazione, fondata da Santa Maria de Mattias. Dal paese si ammira il vasto e piacevole panorama della Valle del Sacco, chiusa ad occidente dai Monti Lepini. L'abitato è caratterizzato dal centro storico medievale e da un nucleo di più recente costruzione. Per giungere ad Acuto si può percorrere la via Prenestina o la superstrada Anticolana. Il territorio è caratterizzato da oliveti, vigneti, castagneti ed è attraversato dalla pista ciclabile Fiuggi Paliano,
L'area montana è interessata da numerosi sentieri naturalistici, un laghetto di origine carsica e da aree picnic attrezzate in un ambiente pressoché incontaminato. Piglio, il suo nome, è legato al Capitulum Hernicum, di cui fanno menzione sia Plinio che Strabone, e al suo prodotto d'eccellenza, quel rosso noto ovunque, il cesanese del Piglio, in realtà condiviso anche con alcuni comuni limitrofi, ma Piglio è la patria di quel vino. Il centro si trova in una posizione panoramica, inerpicato su un colle e si estende anche scendendo verso valle. Caratteristici i vicoli a gradoni del borgo, le case arroccate che diventano degli splendidi belvedere sulla valle del fiume Sacco. Molte di esse, costruite sui bordi della collina in pendio, avevano in tempi antichi funzioni difensive. Sul punto più alto si trova il castello Colonna, che svetta su tutte le abitazioni, delimitato dalle antiche porte di accesso al paese. Il borgo conserva l'antica struttura a spina di pesce. Il castello è costituito da due parti differenti, edificate in epoche diverse. Una parte più alta, castello superiore, ed una parte più bassa, castello inferiore, con un dislivello fra l'una e l'altra di circa 25 metri. L'ingresso al paese è costituito da un grande arco, l'Arco della Fontana. Si dice che il convento francescano di San Lorenzo, uno dei monumenti più celebri di Piglio, sia stato fondato da San Francesco. Si erge a 850 metri di altitudine, circondato da lecci e lauri secolari, guardando il Monte Scalambra, a destra del paese. La tradizione olivicola e vitivinicola, con la produzione del già citato vino DOCG cesanese del Piglio, caratterizza fortemente il territorio. Posta nel cuore della strada del vino cesanese, la cittadina ha tanto da offrire ai visitatori. Oltre al castello, numerosi edifici di culto, tra cui il santuario della Madonna delle Rose, la chiesa di San Rocco, Madonna della Valle, con i suoi meravigliosi affreschi, il santuario della Madonna del Monte, nei pressi del percorso contemplativo di San Giovanni Paolo II. Tante possibilità anche per escursioni, passeggiate nella natura a piedi o in bici sulla panoramica pista ciclabile realizzata negli anni Ottanta lungo la vecchia ferrovia Roma-Frosinone. Serrone. Il Monte Scalambra lo sovrasta. Adagiato ai suoi piedi c'è il comune di Serrone. Fu abitato in epoca preromana dagli Ernici, che, a difesa della città di Anagni, vi stabilirono un villaggio fortificato, di cui restano come testimonianza due torri. Il centro storico è un piccolo capolavoro in pietra, con viuzze, rampe e scalinate che attraversano il borgo. Da qui si può godere del panorama sulla valle del fiume Sacco, riempiendosi gli occhi con le distese di vitigni e olivi. Serrone è uno di quei territori dove si coltivano quei vitigni da cui ha origine il famoso vino cesanese del Piglio. Accoglie vigneti di alta qualità, curati da famiglie attente e ricche di lunga esperienza. Su di un costone roccioso si può visitare l'eremo di San Michele Arcangelo, a 1100 metri, luogo magico, quasi incastonato nella roccia. Molto probabilmente furono i frati benedettini del monastero di Subiaco ad erigerlo. La leggenda narra che San Michele Arcangelo sconfisse il diavolo dopo un'efferata lotta proprio sul costone roccioso adiacente l'eremo, facendolo cadere dalla rupe. È un'ottima area di sosta per chi, seguendo i sentieri, voglia scalare a piedi lo Scalambra. Il chiostro benedettino di San Michele Arcangelo risale al 600. Si narra sia stato fondato da San Benedetto in persona, ritiratosi in contemplazione sotto il costone roccioso che lo sovrasta in compagnia di tre corvi che gli avevano indicato il cammino. Da visitare la chiesa di San Quirico del XII secolo, la chiesa di San Pietro Apostolo, il santuario della Madonna della Pace, per gli amanti del teatro e dello spettacolo più in generale, il Museo del Costume è una tappa obbligata. Conserva i costumi teatrali realizzati da Beatrice Minori nel corso della sua attività di sarta della Rai TV
e sarta personale di Edoardo De Filippo, oltre che collaboratrice di importanti registi italiani. I piatti tipici del luogo sono i frascatelli, un tipo di pasta molto spessa, fatta con acqua e farina bianca, le patacche con carne d'agnello o tartufo. Tra i dolci, a primeggiare, è la ciambella serronese, che ha un sapore unico conferito dall'anice. Serrone è famoso per essere diventato il paradiso del parapendio. Il Monte Scalambra offre diversi punti di decollo e un grande ed attrezzato atterraggio alla Forma, frazione del paese. Nella cittadina è possibile praticare varie attività sportive immersi nella bellezza della natura, trekking, downhill ed escursioni cicloturistiche. Trevi nel Lazio. Un territorio variegato dalle tante sfaccettature che si estende tra altezze variabili dai 500 ai 1600 metri sul livello del mare. A Trevi nel Lazio si possono ammirare tre vallate, oltre a quella dell'Aniene, che lo attraversa per 8 km, anche quella percorsa dal torrente Rivo e l'altra attraversata dal Fosso Campo. Trevi sorge in una posizione strategica all'incrocio tra tre importanti vie di comunicazione e il suo nome deriva proprio dal termine treba, trivio. Con le invasioni barbariche, questa zona, lontana dalle strade principali e protetta dai monti, fu intensamente abitata. Il paese è composto da tre zone: l'antico abitato arroccato sulla Civita, una seconda zona che separa il paese antico dalla terza parte, sviluppatasi in epoca recente fuori le mura rinascimentali. Impossibile non citare l'imponente castello Caetani. Attorno al nucleo abitato sorge ancora la cinta muraria romana, sovrastata da quella medievale, con diverse torri, quadrate e circolari, e qualche varco oggi allargato. Il centro storico termina a Porta Napoletana, detta in passato Porta Maior, attraversata dalla via Maior. Tanti i monumenti di interesse: la collegiata di Santa Maria a due piani a tre navate con torre campanaria d'epoca gotico-rinascimentale, della quale si ha menzione già nel XIII secolo; l'oratorio di San Pietro Eremita, sorto nel 1685 sul Tugurio, dove, secondo alcuni studi moderni, nel 1152 morì il giovane eremita Pietro di Rocca di Botte, diventato successivamente anche il patrono del paese. E poi ci sono la Cappella della Madonna del Riposo, la Cappella di San Sebastiano. Un luogo incantato è quello in cui l'Aniene forma una splendida cascata al confine con il territorio di Valle Pietra. Molto suggestivi anche il laghetto e le grotte del Pertuso sui confini tra Trevi nel Lazio e Filettino, ideali per passeggiate ed escursioni. Al territorio di Trevi nel Lazio appartengono anche gli altipiani di Arcinazzo, meta turistica che dista circa 7 km dal centro della cittadina. Sono suddivisi, dal punto di vista amministrativo, tra quattro comuni, oltre a Trevi anche Arcinazzo Romano, Piglio e Fiuggi. Filettino. Arroccato su uno sperone di roccia calcarea a 1062 metri sul livello del mare, Filettino è uno dei comuni della regione Lazio con una maggiore altitudine. È circondato dalle vette del Monte Viglio, del Monte Cotento e del Monte Tarino. Il suo territorio cela profonde gole in cui il fiume Aniene trova la sua origine. Una moltitudine di elementi naturali, che si rispecchia anche nella struttura architettonica del paese, con il nucleo originario prettamente medievale, le caratteristiche gradinate che cingono l'antico centro storico, i vicoli, gli archi, i portali d'ingresso delle case e le chiese. Di interesse la chiesa di San Bernardino, attualmente sede del museo parrocchiale, e quella di San Nicola, benedettina. Le origini del paese sembrano risalire al IV secolo d.C., mentre le campagne romane venivano devastate e saccheggiate durante sanguinose guerre, molte popolazioni le abbandonarono trovando rifugio sulle montagne vicine, comprese quelle di Filettino. Il nome della città
compare ufficialmente per la prima volta nell'atto con il quale Papa Niccolò II, durante il suo pontificato, sopprimeva l'antico vescovado di Trevi per unire la stessa Trevi e gli altri paesi da essa dipendenti, Filettino, Valle Pietra, Ienne e Collealto, alla diocesi di Anagni. Le bellezze naturali includono i boschi di abeti, betulle, faggi e querce, il laghetto e le suggestive grotte del Pertuso, ai confini tra Trevi nel Lazio e Filettino, paesaggi da scoprire in ogni periodo dell'anno, anche se Filettino è soprattutto una meta del turismo invernale, grazie ai moderni impianti sciistici di Campo Staffi a 850 metri di altitudine, dotati di 15 km di piste da discesa ed altrettanti di piste da fondo. Oltre allo sci alpino, ci sono anche tante possibilità per l'escursionismo sui monti circostanti e sul sentiero San Giovanni Paolo II, un percorso caro al santo, forse il più comodo ed accessibile anche ai non esperti, poiché per un buon 80% si snoda su una pista forestale in terra battuta.